Tommaso Donnarumma, uno delle colonne portanti di Radio Tirreno. Ui, cioè, ma lì c'è Salvatore, un attimo. Salvatore carissimo, Salvatore carissimo. Alfonso. Insieme a Salvatore è una coppia indimenticabile, ma torniamo un attimo da Tommaso. Allora, Tommaso Donnarumma, stavamo dicendo, chiedo scusa, intanto. Due telecamere. No, sì, le prime impressioni su quel. Lì c'è Sciavolino, scusa. Sciavolino, l'uomo gorilla con una palla gialla e l'altra lilla. Mimmo Pallavento. Come vedi, ti ho raggiunto ampiamente. Mimmo Pallavento. Oh, intanto continuiamo con le nostre interviste. Io vorrei chiedere qualcosa a Pino Palmieri. Pino, giusto due parole per la stampa. Allora, senz'altro, carissimo. Allora, però se abbiamo... mi fai un attimo compiere un... Vengo alla luce, sì, perché così... Allora abbiamo... Dobbiamo andare ancora più avanti. Abbiamo con noi Pino Palmieri. Pino Palmieri, una delle colonne portanti di Radio Tirreno Sud, ci dica le prime impressioni di questo proprio inizio di... Ui, guarda, Giovanna Guida, vieni qua, Giovanna carissima, Giovanna Guida, andiamo alla luce che qua... Giovanna Guida. Una delle poche voci di Radio Tirreno Sud, ragazzi e ragazze, come state? Una delle poche voci di Radio Tirreno Sud. Le altre o gli altri, come Fulvio Palmieri, erano tutte orecchie. Tutte orecchie. Oh, ma c'è. Ui! Alfonso, scusate, ciao. Gente, Alfonso carino. Pino, stavamo dicendo. Allora, parlavamo poco fa con Pino Palmieri degli inizi della radio e quindi degli inizi di questa. Fulvio! C'è un po' Fulvio qua, visto! Qui, ma non me lo dici, non è vero! Io continuo con le mie irriverenze questa sera, almeno all'inizio. Quindi abbiamo disponibile a lasciarci le sue impressioni il signor Ciro Palmieri, è stato autore e voce di tanti programmi dedicati alla canzone napoletana, alla cultura napoletana. Allora, noi tutti lo chiamavamo zio Ciro, quindi non so se anche stasera possiamo continuare ad appellarlo in questo modo. Glielo chiedo. Noi possiamo continuare, sembra che sia intenzionato a farsi chiamare zio Ciro anche stasera. Zio Ciro, no, volevamo chiedervi alcune impressioni, sì, non sul tempo passato, ma su questa serata, su quello che rappresenta questa serata, per voi. Ma vedo Edwige Forin, ma immancabile. Allora, abbiamo con noi Edwige Forino, è una persona, una donna di cultura innanzitutto, una donna ricca di spirito, e alla quale vorrei chiedere le prime impressioni su questa serata, cioè già solo l'inizio. Sono veramente rimasta... Ah, Sorrentino, cioè Sorrentino, il nostro... Buonasera, maestro. Maestro Sorrentino, il nostro carissimo amico maestro bravo. Sorrentino. Stiamo un po' stasera raccogliendo un po' di pareri qua in giro, cercando di capire un po' questa serata, cosa rappresenta per noi tutti questo incontro dopo oltre 30 anni. Oltre 30 anni, ma è un pezzo di vita che abbiamo trascorso insieme, quindi non si può dimenticare. Patrizia, carissima Patrizia. Patrizia, scusa, sì, ci siamo? Ci siamo. Allora Patrizia, io vorrei chiederti, dimmi. Ma vivere accanto a Pino Zurlo cosa comporta? Rischi, preoccupazioni? Ci invitano a sederci, ma lei ci dica pure, vivere con Pino Zurlo? Adesso ci penso, lo dirò alla fine della serata. Ah, ho capito, quindi non ha avuto modo fino adesso a frequentarlo. La prima volta, mai conosciuto. Non è riuscito a frequentarlo però. Oh, continuiamo nel nostro giro di interviste. Questa sera non poteva mancare fra di noi il famoso attore drammatico e comico, scrittore di libri, autore di libri, Gaetano Amato. Buonasera, io vorrei chiedere a Gaetano Amato. Vorrei chiedere a Gaetano Amato qualche legge. Dopo ne parliamo. Vorrei chiedere. Allora, Sasiccio e Friariello, non so se tu preferisci Friariello o Sasiccio. Io voglio indoppare. Ma cosa preferisci, Sasiccio e Friariello? Tutte e due indoppare. Chiediamo a Mino De Dilectis qualche impressione.
qualche impressione su questo inizio di serata che è piuttosto bellissimo, travagliato. Vedere tante persone dopo 30 anni saltare da una parte all'altra, questi disgraziati. No, il Mino dei Dilectus, un po' che si è dato, il Mino dei Dilectus. E allora, te l'ho detto, è stato bellissimo rivedere delle persone dopo 30 anni, oltretutto molte non sono cambiate, magari siamo cambiati noi. Sì, noi quindi io e te siamo cambiati. Io e te, ecco, siamo cambiati noi. Gli altri sono rimasti praticamente uguali. Allora, continuiamo nel nostro giro. Io ho perso Pino Palmieri che purtroppo ormai si è scoraggiato. A questo punto lo cerco. Pino! Pino, ritorniamo da capo. Allora, per favore, riprendi. Due telecamere, perché voglio dire, sarà in 3D la cosa. Due telecamere 3D, no, che in 3D. C'è un perché, per la seconda telecamera e la macchina fotografica servono per determinati motivi. Allora, riprendiamo un po' dall'inizio. Avevamo chiesto a Pino Palmieri le prime impressioni su questa serata, le primissime impressioni su questa serata. Allora, io sarei per ridargli la parola, Ho visto un amico. Allora, c'è di nuovo, Fulvio. C'è di nuovo, Fulvio. Ecco, non poteva assolutamente mancare all'incontro di questa serata con noi tutti Pietro Giordano, una delle colonne portanti di Radio Tirreno Sud. Andiamo a sentire i suoi primissimi, le sue primissime impressioni su questa serata. Eccolo qua. Pietro Giordano, qualcosa di eccezionale. Abbiamo con noi Pietro Giordano, una delle colonne portanti di Radio Tirreno Sud. Ci stanno male i vesti. Allora, architetto, una primissima impressione sull'inizio di questa serata, cioè le sue primissime impressioni. Splendida, vedendo un po'. C'è Mimmo Pallavera, seguimi un attimo. Mimmo, carino, parlavo poco fa con Pietro Giordano. Quando all'improvviso lui. Sì, no, gli ho chiesto il parere su questa splendida serata, perché all'inizio già depone bene, c'è tanta allegria, c'è tanto movimento. Vorrei conoscere anche il tuo parere. Allora, il mio parere è questo. Qui riusciamo a risparmiare. Torniamo da Pietro Giordano. No, ma ti volevo fare la battuta, almeno te la faccio la battuta, no? Gli volevo fare la battuta, almeno risparmiamo, perché qua facciamo 3 pelati a 1000 lire, invece qua facciamo 52 pelati a 1000 lire. No, ti abbiamo fatto uno scherzo, Pietro. No, abbiamo fatto a Pino Palmieri per tutta la serata, però per ricambiare, anche per contrapasso. Ed eccoli qua. Allora, questi due signori sono stati, a parte i pilastri, i miei scopritori per quanto riguarda l'accesso alla comunicazione pubblicitaria. Quindi in qualche maniera devo anche a loro, a parte quello, ma devo anche a loro alcune passioni che poi mi hanno portato ad altri livelli, altri risultati successivi. Pietro, allora dici veramente due parole, non vado via. No, io sono contentissimo di stare qua con voi, punto. Ma non mi fate di scherzo. No, non scherzo. E chiediamo scusa pure a Pino, uno scherzo anche a Pino, ma fra amici, come lui ha ricordato qualche tempo fa. Sta arrivando anche Antonio Liguri, mi ha chiamato adesso, da Roma, Liguri. Antonio Liguri, forse non lo conosci. E noi lo facciamo pure a lui lo stesso. Lei si sta mangiando. Controlliamo questo signore qui dalla dire allora, se c'è qualche infiltrato. Scusi, il suo nome per favore. Il mio nome. Non c'è. Che si è infiltrato, che ne viene? Zitto, ma te non ti raffa bene. Ma non stanno in affa bene. Che figuri, che figuri. Stanno mai in affa bene. Proprio agli inizi, io non sono stato proprio uno dei primissimi, sono venuto poco tempo dopo, quando ormai la radio aveva già intrapreso i suoi primi passi agevolmente, e ricordo che ascoltavo dall'esterno le trasmissioni di questo signore che adesso vado a presentarvi. Eccolo qua. Allora, abbiamo Rosa Rosa, cioè
il disc jockey con l'eco nel nome. Questa l'eco era naturale. Era eco naturale. Ma lì c'è Pino Palmieri, carissimo Pino. Ci ha lasciato, ragazzi. E mi ha fatto rivedere con l'eco naturale a metà. Scherzi che abbiamo fatto a Pino varie volte durante tutta la serata, ma fare brutto non farlo agli altri, cioè certamente. Una forma anche di imprinting, cioè dire sei un personaggio importante della radio. Ma quale personaggio importante? No, mi ricordo, io ascoltavo, non era proprio ancora... Tu sei più giovane però, eh? No, non è questione d'età, ancora non riuscivo a entrare, veramente. Era colpa di Don Basso. Era colpa di Don Basso. Chi non riusciva a entrare era colpa di Donnarumma. Allora, non riuscivo ricordatevi a entrare, sempre. Però ascoltavo le tue trasmissioni, erano molto brillanti. È stato un grande momento, un grande momento, una grande soddisfazione. È anche servito... È anche servito a molti di noi per aprire una porta. Poi alcuni l'hanno chiusa, io poi ho continuato a lavorare grazie a Radio Tirreno Sud e poi abbiamo chiuso, nascono le cose, cambiano le cose. Un grande momento, un grande momento. Grazie per il tuo contributo, grazie. Abbiamo con noi Anna Spagnuolo, Anna Grazia Spagnuolo, io abitualmente la chiamo Annabella. Annabella, io vorrei chiederti, no? Il parere e le emozioni che si provano in una serata come questa nel rivedere degli amici. Allora, ci sto Tommaso Donnarumma, c'è Tommaso Donnarumma, un attimo. Tommaso, sei meraviglioso. Mi sta venendo in mente la notte quando facevamo quelli grandi notturni, allora la mattina arrivavano che lì teglie pizza e graff e cornette. E noi tutto sfatto che mangiavo. Questa è verità, quella era radio. Quella era radio. Poche donne che si facevano una nuttata sana. È che femmine. Chiedo scusa giusto un attimo perché Antonio Liguori, il dottor Liguori è appena entrato. Quindi volevo chiedergli il parere e le primissime emozioni, le prime sensazioni. Giungendo in questa sala e rivedendo vecchi amici, volti del passato. Allora, come tutte le occasioni... Gaetano Amato, vieni, Gaetano Amato, su,